Bentrovati agli amici del Mattino Online per questo Vangelo in pillole, questa semplice condivisione. In questa 25ª domenica del tempo ordinario, dove per Napoli e anche per la Campania celebriamo il Santo Martire Gennaro, patrono di Napoli e della Campania, vogliamo dunque accogliere il messaggio del Vangelo che parla della passione di Cristo già domenica scorsa. Proprio della passione, della morte e quindi della logica della croce. E i discepoli fanno fatica a seguire Gesù in questa logica del Vangelo, dell'amore di Dio. E proprio oggi Gesù mette come paradigma per i cristiani, per ogni comunità, due elementi essenziali. Innanzitutto il Vangelo ci narra che Gesù, percorrendo le vie della Galilea, della Giudea nel suo annuncio, ecco, i discepoli fanno fatica a seguirlo e difatti per strada parlavano di chi fosse il più grande, di chi fosse il primo. E Gesù, ecco, dice: chi appunto vuole essere il primo si faccia ultimo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Quindi il servizio, non schiavo, servitore non è inteso come un legame di schiavitù, ma anzi un essere chiamati a vivere nella libertà l'amore di Dio, quindi al servizio degli altri, di chi ci sta accanto, questo è l'altro inteso nel Vangelo. E qual è il paradigma che Gesù porta? Mette in mezzo un bambino e dice: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. Quindi quante volte nelle nostre comunità cristiane, ma anche a volte nelle nostre comunità familiari, di amicizia, vogliamo primeggiare, vogliamo essere i migliori, vogliamo comandare addirittura. No, Gesù ci insegna invece uno stile evangelico improntato sul dono, sullo scambio di questa amicizia e di questo amore. San Gennaro, ecco, è veramente un testimone della fede, ha testimoniato la sua fede fino all'effusione del sangue, fino al martirio. Dunque un sacrificio che ha prodotto tanto amore sia al suo tempo e ancora oggi nella Chiesa di Napoli e per tutti i discepoli in Cristo. Vi saluto, arrivederci.